La verità di questo quadro, noi in tantissime serate, sì, Maria Padula organizzava degli audiovisivi con diapositive, no? Storie artistiche, ma soprattutto sulle attività, sul movimento femminile che lei in quel periodo portava avanti. E si organizzavano questi audiovisivi che proiettava tra Napoli e anche in paese qua. Io l'aiutavo, collaboravo tecnicamente, diciamo, a fare queste cose con un'attrezzatura che loro avevano comprato e non è che sapevano usare tanto, insomma, si riusciva a fare questi audiovisivi. Lei come ricompensa, non so, come un fatto affettuoso, amichevole, già, decise, mi volle regalare qualcosa per questa collaborazione e mi regalò un poster di un suo quadro. Io dico la verità, se c'era Rosellino o qualche altro forse l'avrei cambiata la cosa. Non dissi niente a questo qua. Lei diceva, ma perché questo non mi ringraziano? Alla fine venne fuori, mi incontrò e disse: io ti ho dato una cosa, ma te l'hanno data? Lei dice: uff, che me la mandò con un'altra persona. Ho detto: sì, l'ho avuta, ma da Maria Padula mi aspettavo delle linee, un disegno, un qualcosa di autentico fatto da lei. Il professor Leone disse: ha ragione. Allora disse: lei, mandami i tuoi figli che le faccio un quadro. E così mi fece questo quadro al quale io tengo moltissimo perché rappresenta il ricordo di un periodo molto creativo e molto intenso.